Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Alzamento della tensione, della risposta russa, della vendetta di Putin? Allora, in realtà già è stato il commento del sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che appunto ha twittato che sono stati colpiti tre zone di Kiev nell'orario più affollato, quindi miravano in esclusiva i civili. Se è collegato all'innalzamento di escalation, il livello di escalation è sempre quello. Ovviamente poi ci sono dei casi di pura vendetta, ma quella che sarà la risposta sull'esplosione del ponte di Crimea forse lo vedremo oggi dopo la riunione del Consiglio della Sicurezza di Putin, che di solito lui lo tiene di venerdì, ma ha voluto organizzare riunirsi oggi e molto probabilmente discuteranno sull'eventuale risposta, visto che ieri ufficialmente da sua parte ha accusato Kiev nell'organizzazione dell'esplosione del ponte con la partecipazione dei cittadini russi. Quindi secondo insomma inchiesta e secondo versione russa, gli ucraini non erano da soli a organizzare, addirittura era la diretta partecipazione da parte dei cittadini russi. Quindi la vera risposta forse lo vedremo oggi più tardi. Quello che vediamo fino adesso anche in Zaporozhye, perché anche ieri notte ci sono stati bombardamenti in Zaporozhye, in linea perfetta di quello che sta facendo la Russia dal 24 febbraio in poi. Sì, appunto resta il fatto che era dal 26 di giugno che non c'erano attacchi sirene a Kiev. Sì, no, non c'erano, e questo appunto ci dice che non c'è neanche nessun negoziato in corso, perché da settimane che stiamo sentendo, non lo so, basandosi su che l'informazione, su che dati, che ci siano, c'è qualche negoziato in corso fra gli Stati Uniti e la Russia, questo soprattutto dopo l'annessione del Zaporozhye e Kherson insieme a Lugansk e Donetsk, dove mi sembra assolutamente chiaro che ormai i negoziati sono impossibili, visto che Putin stesso nel suo discorso di annessione ha detto direttamente: io sono pronto a negoziato, ma ovviamente non si discute ridare indietro questi territori, e questa affermazione ha effettivamente ammazzato la possibilità del negoziato. Quindi quello che vediamo adesso e quello che vedremo sono ancora più attacchi sul Kiev, perché man mano Ucraina si avanzerà a liberare i suoi territori nel Kherson, Lugansk, Donetsk e Zaporizhia, non possiamo ovviamente escludere che non ci saranno, non ci sia la ritorsione su Kiev. Non c'erano bombardamenti su Kiev perché c'era una sorta di stallo nei mesi di estivi, dove non c'era questa controffensiva ucraina. C'era la controffensiva, ci sono ripercussioni anche su Kiev in questo caso. Allora vado dalla